la cittadina si colora di tutti questi ragazzi che vengono da fuori. Io credo che sia ormai la 16ª edizione e sia una gara che è entrata nel circuito internazionale, non solo questa, anche quella là che si farà il 15 ottobre, che è la mezza maratona, dove ci saranno altrettanti concorrenti, altrettanti atleti. Quindi per Tenese è una giornata, diciamo, di festa, una giornata di festa per tutta la popolazione che viene a vedere questi corridori, questi atleti che danno lusso alla nostra cittadina per un giorno. Quanto è difficile organizzare un evento così importante, così grande? Credo che sia abbastanza impegnativo. Noi abbiamo questa associazione, la Telesia Running, che è rappresentata da Pina, da Diego, che in qualche modo con un gruppo di volontari, ne sono veramente tanti, che lo fanno solo a scopo di volontariato, si rendono partecipi dell'organizzazione e riusciamo in qualche modo a garantire che ci sia prima di tutto la sicurezza degli atleti e poi che il percorso sia libero da ogni ostacolo. Come si può vedere c'è tanta affluenza, quindi possiamo dire che abbiamo comunque un grande successo perché si è ritornati ai periodi pre-Covid? Sì, questo è un dato di fatto. Infatti abbiamo avuto un paio di edizioni con numero di atleti limitati, abbiamo invece già dall'anno scorso avuto un grosso afflusso, quest'anno si prevedono circa 2.000 atleti, mi dicevano che ieri erano oltre 1.500 le iscrizioni, non so a quante sono arrivate con la giornata di oggi, quindi voglio dire sono grosse competizioni e manifestazioni che non possono che portare lustro alla nostra cittadina. Questa gara veicola da sola, perché è da tanti anni che è sul nostro territorio, questa è la 16ª edizione e quindi la nomea di questa gara importante si fa spazio da sola. Ovviamente noi diamo il nostro contributo in termini di organizzazione perché c'è l'affluenza di tante persone, quindi l'ordine pubblico e tutto ciò che riguarda l'accoglienza, insomma, non solo dei podisti ma di tutto quello che circonda il podismo, quindi le famiglie, quindi è una bella festa che coinvolge tutta la nostra cittadina, sì. Qual è il messaggio che possiamo dare ai giovani? Il messaggio che possiamo dare ai giovani da questa gara è la costanza, la determinazione, sia di chi organizza questo evento perché si impegna e quindi con tenacia va avanti, tra mille difficoltà, la pausa del Covid ha rallentato questo percorso che poi è ripreso, ma soprattutto il messaggio che dà il podismo è la corsa, la fatica, superamento della fatica e quindi tutto quello che dovrebbe essere lo stile di vita di ogni giovane, raggiungere gli obiettivi con impegno, determinazione e costanza. Beh, questa gara che è cresciuta tantissimo nel corso degli anni e io lo chiamo il parco giochi dei podisti perché l'ambiente che circonda questa gara, lo potete notare da voi, è sempre grandissimo e quindi davvero è sempre una grande impressione quella che fa questa organizzazione agli atleti. Beh, le novità sono sempre tantissime, gli organizzatori ci tengono a trattare da top runner tutti gli atleti, i top ci sono e poi tra poco vedremo che top ci sono perché ci sono atleti che fanno parte della nazionale italiana e atleti che il prossimo anno saranno presenti alle Olimpiadi di Parigi, quindi davvero... Ci può fare qualche nome? Diciamo che prima della partenza tutti hanno la possibilità di vincere, come al solito abbiamo una grande schiera sia in campo maschile che in campo femminile di nordafricani, però diciamo che in campo femminile è un grande spolvero Sofia Jarinciuk che rappresenta l'esercito, atleta italiana, in campo maschile abbiamo sempre il nostro Daniele Meucci che è davvero la nostra bandiera in questo momento, c'è Marco Salami, quindi davvero abbiamo grandi possibilità di salire sul podio. Naturalmente questa è una gara internazionale di grande rilievo, quindi sicuramente avremo dei tempi stellari, le novità sono sempre arricchite dalla presenza dei top runner e poi naturalmente io ringrazio voi di TV7 per il grande lavoro che fate per dare notizia soprattutto agli sport tra virgolette minori, ma essendo qui oggi davvero in questa grande manifestazione, questo sport non è minore ma è uno sport internazionale perché
Telese ormai si annovera tra le quattro grandi gare di tutta Italia in un circuito della IAF, che è l'organizzazione mondiale proprio dell'atletica leggera e quindi del podismo su strada, quindi sempre grandi numeri, grande partecipazione e naturalmente grandi presenze. Quello che tra poco assisteremo allo spettacolo della corsa su strada, sia in campo maschile che in campo femminile, e poi la cosa più bella, oltre ai top runner, è la grande folla che viene sempre a Telese con grande piacere, gli amatori, perché lo ripeto, è una grande festa per tutti e gli organizzatori ci tengono a trattare tutti allo stesso modo. Poi ci saranno naturalmente le premiazioni all'interno dell'anfiteatro, all'interno delle terme che come sempre ci ospita, e anche la città di Telese risponde sempre alla grande a questa manifestazione. Quindi ancora una volta grazie a voi e sicuramente ci rivedremo tra pochissimo. Che partecipi al trofeo Telesia? Perché me ne hanno parlato tanto ed ero incuriosita e devo dire che già come prima impressione è bellissima. Attendo di fare la gara, sono emozionata anche se sono una schiappa, però mi diverto. Beh, partecipiamo specialmente perché è una delle manifestazioni sempre molto ben organizzata e quindi ci piace un po' tutto, sia l'ambiente che... Quindi ci puoi dare anche un feedback, visto che vieni da Padova, com'è l'organizzazione? Hai detto è perfetta, però anche tutto, diciamo, l'accoglienza del posto? Anche, è una delle manifestazioni secondo me del sud, su strada, la più organizzata bene. Da quanti anni partecipi? Beh, questo è il terzo anno, sia con la mezza che con i 10 chilometri. Come mai qui a Telese? Ho fatto 190 chilometri per venire a correre a Telese. Faccio parte di una bellissima squadra, la Running Club di Torre Maggiore in provincia di Foggia. E siamo in tre oggi a correre a Telese. E volevo fare rappresentante della Puglia. Sì, Puglia. E volevo fare i complimenti per l'organizzazione della gara. Questo è il primo anno? Il primo anno che partecipo. Sono sicuro che parteciperà anche alla mezza maratona e alle altre edizioni della Trofeo Telesia. Volentieri, con vero piacere. Che sono 16 anni che viene fatta questa gara, sempre con più un vigore, entusiasmo, premialità da parte della Federazione Atletica, che tra l'altro ha confermato l'evento della mezza maratona di ottobre come evento nazionale. Ci sarà proprio la gara nazionale della mezza maratona, il titolo assoluto, il titolo junior e il titolo femminile. Sono bravi, continuano nel loro lavoro che è impegnativo veramente sotto tutti i punti di vista. Il bello è che cercano e stanno ottenendo sempre risposta da importanti sponsor a livello nazionale, regionale, locali, gli enti, il comune, la provincia sono a disposizione, e quindi è veramente un crescere continuo che ha avuto un'interruzione, sappiamo benissimo, tutto nel periodo Covid. Si sta ripartendo, quella di oggi è la dimostrazione che il pubblico risponde sempre alla grande a questo evento, e quindi non dobbiamo nient'altro che fare i complimenti all'organizzazione, a partire da Viscusi Diego, Tiziano D'Onofri, Pina Di Stasio e tutto ovviamente il mondo dei volontari che qui aumentano sempre di più, hanno voglia di partecipare ed è anche un segnale rispetto alle nuove generazioni del paese, perché anche i piccoli crescono con questi eventi, quindi quando ci sarà un turnover tra gli organizzatori sappiamo benissimo che ci saranno le nuove generazioni che dopo questo lungo insegnamento saranno pronti a ereditare questa organizzazione. Parliamo anche di opportunità per le aziende del territorio, quindi di avere anche uno sviluppo economico, visto che comunque vengono a conoscenza poi del territorio telesino. Sì, e non a caso aumentano sempre di più le iniziative locali in termini di B&B, alberghi, ristorazione, ma poi non è solo l'evento di Telese che caratterizza, voglio dire, questa centralità della Valle Telesina,
ma il running italiano si è fatto da apripista rispetto anche ad altri eventi. Una centralità che secondo me dobbiamo condividere appieno sotto il mondo dello sport, dei servizi e del mondo turistico. Ovviamente è tutto un aggancio anche dal punto di vista economico-turistico che va a vantaggio anche delle altre posizioni importanti della Valle del Telesina. Alludo ad esempio al Parco del Grassano, alle Terme Vecchie, al Lago di Telese, alle montagne del Matese. Sono tanti posti belli che probabilmente Telese lo fa un po' da catalizzatore, ma è un discorso che sta sviluppando l'intero territorio della Valle Telesina. Io vengo da Modena ed è la quarta volta che vengo qui, quindi vuol dire che mi trovo sempre bene. E Telese è un'accoglienza veramente unica ed eccezionale, quindi tornerò anche le prossime edizioni. Sicuramente ci sarà anche all'Alfa Marathon. E ancora non lo so, perché devo ancora programmare la stagione autunno-inverno, però se ho la possibilità, volentieri, perché qui ho vinto il mio primo titolo italiano da juniores e quindi sulla mezza maratona, e quindi tornare sulla mezza maratona sarebbe veramente bello. La gara è stata stupenda, la temperatura era alta, si è rischiato il record italiano nella gara femminile. A nono chilometro stavamo sotto di 10 secondi, poi si è disunita, era troppo caldo, però è stata una gara eccezionale. C'è stato il secondo dei nostri, l'italiano Giaratana, che ha fatto una gara bellissima, si è migliorato di un sacco il tempo che aveva. Gli italiani si sono comportati bene, E purtroppo dobbiamo ancora aspettare quando ci arrivano i keniati, gli etiopi, è una cosa veramente... Però felicissimo, ho pianto. L'Half Marathon sicuramente sarà una gara eccezionale perché è stata spostata il 15 di ottobre, perché il 1 ottobre era concomitante col mondiale di mezza maratona. È stata spostata e sicuramente ci sarà l'elite degli italiani, saranno tutti presenti qui e vediamo finalmente... Di tirare fuori un risultato prestigioso, perché Telese meritano il record, meritano, perché so gente che gli va, organizza bene, è amante di questo sport e sicuramente le cose andranno sempre a migliorare. Sono felicissimo di questo. Molto felice perché questa gara per me è storica, ottavo anno che vengo qua, cioè è la mia seconda casa Telese, e io sempre arrivavo seconda, terza, penso ma quando posso vincere questo Telese? Finalmente è successo, ho vinto Telese, sono davvero molto felice, oggi è una giornata davvero speciale per me.